uno dei grandi del Risorgimento, uno dei grandi sconfitti del Risorgimento, il teorico del federalismo che pensava all'unità d'Italia come federazione di regioni, di territori, di zone con uguali autonomie, uguali poteri, e che parlava per l'Italia, diceva, la caratteristica più affascinante dell'Italia è che ci sono 100 città tutte diverse l'una dall'altra. C'è una tradizione che è quella tradizione comunale dei liberi comuni del Medioevo, del Rinascimento, eccetera eccetera. Questa grande tradizione è la nostra forza, la nostra verità. Alla fine dell'Ottocento un editore molto scaltro, Sondogno di Milano, quello che poi faceva anche i libretti d'opera, Verdi, quello che, no, Ricordi e Sondogno erano i due grandi editori di musica dell'Ottocento italiano, milanese. E Sondogno ebbe l'idea, a partire da questa intuizione di Cattaneo, di fare una serie di quaderni, di albi, di grande formato, molto illustrati, con molte foto, allora era una novità, sulle 100 città, si chiamava le 100 città. E ogni città ebbe il suo, come si può dire, il suo studio d'ambiente, lo si chiamerebbe oggi, e anche con gli aspetti storici, gli aspetti culturali, gli aspetti turistici, gli aspetti economici, eccetera. In realtà, prima ancora, un'idea di questo genere era venuta a un grande meridionale, Vincenzo Padula, calabrese, il quale fece una rivista che si chiamava Il Bruzio, sulla quale in ogni numero, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, in ogni numero lui voleva che ci fosse uno studio d'ambiente su un comune calabrese. Riuscì a censire quasi tutti i comuni calabresi, su ogni comune c'erano i dati fondamentali, popolazione eccetera eccetera, ma anche l'aspetto storico, l'aspetto turistico, l'aspetto idrologico, che ne so, insomma, un quadro della varietà e della diversità delle situazioni. Sondogno si accorse che 100 città erano poche, alla fine questi fascicoli diventarono 300, diventò una cosa come le 300 città. Perché c'erano anche città, paesi, città minori, considerate minori, ma che avevano una loro autonomia, una loro storia, una loro presenza, un loro diritto di essere spiegate e raccontate. Carlo Levi nel dopoguerra diceva che questa era la grande tradizione, la grande forza dell'Italia. Il fatto che passare da Benevento a Avellino erano Benevento, Benevento, Avellino, Avellino, e già una differenza enorme. Passare da Cremona a Piacenza, a Mantova, a Ferrara, a Ravenna, che sono tutte città a due passi l'una dall'altro, ci si arriva oggi con questa facilità che ci è data dall'automobile. Vedo in Emilia, quelli di Modena vanno a prendere il caffè a Parma, quelli di Parma vanno al cinema a Piacenza se c'è un film interessante a vedere, oppure vanno a vedere uno spettacolo teatrale a Ferrara, eccetera. Questo è una, no, è una novità, è qualcosa di importante sul piano della comunicazione all'interno di queste 100 città. Però questo non toglie che Ravenna è Ravenna, Ferrara è Ferrara, Mantova è Mantova, Cremona è Cremona, Parma è Parma, eccetera eccetera. Cioè queste diversità restano, sono ancora diversità antropologiche, culturali, storiche, forti, e questa è una delle grandi forze dell'Italia. Siamo un paese meno omologato e meno omologabile, nonostante quello che diceva Pasolini tanti anni fa, per tante cose ovviamente aveva ragione, però su altro non aveva ragione. Queste differenze restano, non è vero che l'omologazione ha appiattito tutto, le diversità di culture, di ambienti, di storie, di mentalità addirittura di queste 100 città o 300 città restano, sono ancora molto presenti. Addirittura lui sosteneva che il dialetto scompariva, il dialetto è ritornato. Il dialetto è tornato proprio perché la mediocrità della lingua nazionale, la povertà della lingua televisiva e giornalistica fa sì che non ci siano in quella lingua le parole giuste per dire le cose. E allora queste cose le si dice con le parole del dialetto, si ritorna, e tra l'altro c'è una diffusione in Italia, come sapete, anche della poesia dialettale che da una quarantina d'anni in qua ha un grande sviluppo, anche dei grandissimi poeti di livello veramente molto alto, e direi molto più alto di quello dei poeti di lingua nazionale, con rarissime eccezioni. Perché? Perché ci sono cose che non si riescono a dire con la lingua italiana.